Nelle prossime ore Ibrahima Diallo dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Teramo, l'esterno della Primavera del Pescara. Formerà insieme all'ex Aquila, Manfredo Pietrantonio, la coppia di esterni mancini a disposizione di Antonino Asta. A destra c'è Ventola e con Altobelli pronto ad essere adattato da quella parte, e non solo da centrale, l'arrivo di Milillo completa il pacchetto arretrato di difesa. Le vere spine sono in attacco, visto che nella zona mediana del campo le conferme di Amadio e Ilari, così come quella qualche metro indietro di Caidi e Speranza, rendono il compito decisamente meno in salita, visto che la base c'è già. Chiaro che adesso per Alimi diventa una sfida ulteriore col Vicenza per cercare di strappare la mezzala ai veneti. L'accordo con l'Atalanta c'è già da qualche giorno, ma il diavolo adesso teme che possano ripetersi i casi Candido, Chinellato e Bob, ovvero lo scippo quando il più sembrava fatto. Se per Mazzocchi non ci dovrebbero essere problemi, per l'ex Forlì la concorrenza vicentina inizia a preoccupare ed è per questo che si iniziano a valutare le alternative nei vari ruoli. Davanti invece ci sarà il lavoro più grande da fare. Asta aspetta rinforzi a partire dalla boa centrale d'attacco. Non sarà semplice, ma qualche nome, che per il momento rimane top secret, c'è e come. Il direttore sportivo Giorgio Repetto già oggi potrebbe contattare qualche profilo, sperando di trovare subito la quadratura del cerchio e mettere a disposizione del proprio allenatore quelle pedine che serviranno anche per i primi allenamenti. Sul fronte uscite invece ancora una fase di stallo, questo perché i mancati arrivi stanno bloccando la possibilità di addii di giocatori sotto contratto. In alcuni casi infatti non è esclusa che ci potrebbe essere qualche permanenza che fino a qualche giorno fa sembrava assolutamente improbabile. Il problema del budget è serio e con la disponibilità economica attuale il diavolo ha delle evidenti difficoltà a fare mercato. Prova di sia che finora tutti gli arrivi sono sotto l'egida del Pescara. Adesso il Teramo però avrà la necessità di fare da sé, sperando di trovare gli incastri giusti e iniziare a accontentare le richieste, non certo eccessive, di Asta, che attende e da dopodomani comincia ufficialmente la sua nuova avventura in biancorosso.